Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 37. Mi svegliai nel bel mezzo della notte, cazzo, le ferite di Sara. Mi misi a correre verso la sua camera armato di disinfettante, cotone e cerotti. Aprii la porta e mi avviai verso il suo lettino. Accesi la lucina che aveva sul comodino e cercai queste ferite. Nulla. Nessuna traccia delle ferite. Pelle lucente e neanche un'ammaccatura. Sono incredulo. Non ci posso credere. È tutto molto strano. E le cose strane non mi piacciono. Uscii dalla camera, ma un rumore attirò la mia attenzione. Mi girai e vidi un'ombra che girava attorno alla camera. Avevo il cuore che batteva a mille. Una paura fottuta. Provai ad avvicinarmi verso l'ombra ed essa si fermò. Era strano. Tutto nero, molto alto e la faccia non si vedeva per via del buio della notte. Eccoti, Matteo. Ti stavo aspettando. Chi sei? Il tuo amico, Mario. Oddio, Mario! Quanto mi sei mancato! Anche te, amico. Scusami se non ti ho creduto. Scusami te, ti avevo trattato male. Ma una domanda. Come mai giri nella camera di mia figlia? Per proteggerla dal capo. Ora mi chiederai chi è questo capo. Ma veramente non posso dirtelo. Comunque ora vai a riposare, che hai una faccia che fa spavento. Capito? Grazie per quello che fai per mia figlia. Buonanotte, Mario. Notte, Matteo. Stanco morto, tornai in camera da letto e mi rimisi a dormire.